Stiamo rivivendo il classico degli LTS di GTA, quindi sì, ho scommesso 10.000 dollari, però per mia fortuna non ha scommesso nessun altro, quindi sì. Viva la gente che non... Cosa? È il classico degli LTS, bisogna semplicemente uccidere l'avversario. Noi siamo talmente abituati col complesso che non ci... Ho tutte pistole. L'altra volta qua c'era il mitra. Boh. Allora, dobbiamo trovare quel ferocio. Livello 382, il glitcher qui. Lo visciamo, Daniel. Cioè, con colpo mi ha ucciso. Cioè, l'ha già ucciso. Sì, con colpo. È un modder, pisciamolo. A me da un po' da un lato e da un altro. E infatti. Questo è il momento giusto per dirlo. Assurdo! Ah, beh, non l'avevo spiegato nei video perché l'ho spiegato nel video che non, che buggava. Porca puttana. Praticamente ogni video dirò assurdo. A caso, sì, lo so, a caso. Dato che era più forte di me, ma adesso riesco a controllarlo. Lo so che è una cosa assurda. Ops, l'ho detto. Vabbè, dai, basta cazzate. Allora, come battere un mod? Cosa ho detto? Allora, la migliore strategia per battere un modder è questa. Premere tasto Start, selezionare la scheda online. Selezionare trova nuova sessione di GTA e poi premere ok. Io non lo farò perché vi voglio dimostrare che effettivamente è un modder. Quindi solo se avete la certezza che il giocatore vostro sia il vostro avversario sia un modder, allora potete fare questa cosa, altrimenti boh, sdrogheggiatelo, uccidetelo, fateci quello che vi pare. Allora, il modder sta sopra il tetto, quindi noi che facciamo? Non so quanto lontano sia da Guarda! questa parete. Sempre con colpo! Pisciamolo! Come si chiama? Scusa! Moraletti! Io lo sai che farei, Andrea? Cosa? Giusto per tornare ai vecchi tempi. Cosa? Ti ricordi con la BMX? No. L'attività con la BMX? Ah, che era una gara? Aspetta, Sì. gli scrivo modder. Magari si invia. Pisciamolo, dai, pisciamolo. Allora, vediamo un po' per... O famo la bastardata, sfuggiamogli. Io provo a fargli la bastardata. Allora, da un LTS questo qua mo si rileva un caccia all'uomo. Figo. Non tanto alla fine. Allora, come sfuggire all'L... una pistola mi è spawnata. Forse è l'unica maniera in cui vinciamo, così. Sti modder del cazzo. Aspetta, forse mi sta a scrivere. Sì, mi sa che mi sta a scrivere. Sta fermo. Quindi o lo uccidiamo adesso. Allora, fammo così, fammo l'antisportivi. Lui mi risponde adesso. Io gli scrivo. E te lo sciotti. Nah, Lucky, sì, certo, come no. C'ha scritto Lucky. Cosa posso scrivere per distraglielo? Così almeno poi gli scrivo antisportivus, cioè una cosa del genere. Ma come fa? Chi è? Io ho sparato un caricatore in faccia, lui un colpo, ma che Porca puttana, ma non è possibile, tu.
Mamma mia, che davvero. Allora, signori, questo video praticamente sarà basato su come morire, perché su GTA di modi ne esistono tanti. Il metodo che in questo momento ha usato Daniel è il modo della bastardata, cioè proprio al contrario, nel senso, cioè non c'è bisogno di ignorarlo, basta che lo sciotti, anche se lo macchine tanto. Il calibro di quell'arma che userà lui sarà un 5 miliardi di chilometri di diametro, anche se non si vede perché l'oscura con la mod. Allora, il nostro amico modder in questo momento sta girillando per la mappa, sta raccogliendo le pistole. Fortunatamente ci sta. Ma poi il bello è che ci stanno solo quelle. Come fa a uccidere con quelle pistole? Lucky. Fortunato, cioè. Che fortunato in parte, cazzi. Cioè, questo livello praticamente consiste nel sopravvivere. Diciamo che. Ah, diciamo che io non mi sento neanche al sicuro dietro a un edificio. Icio. Se vuoi entrare. Sì! No, mi stai prendendo in giro. No, serio. No. A me mi piace sta cosa, a me mi piace. Eccolo! Ho visto! No! C'aveva il giubbotto antiproiettili. Però stranamente non sono morto con colpo. Ripeto, stranamente. Ecco, io sono morto nella stessa. No, no, non nella stessa tua maniera, perché il primo metodo che mi ricordo descritto è scappando, cioè. Infatti, come prognostico. Tu o il metodo del glitcher? Vediamo un po' come morimo stavolta. Ah, ma io c'ho il casco antiproiettili, perché non lo uso? Aspetta, denaro, accessori, caschi, antiproiettile nero, vai! C'ho il casco antiproiettile. Vai, filac nabbo. Sì, gioco come Nabbi, che bello. Già è salito pure lui. È salito pure il Cristiano, Daniel. No, mo ha piato il giubbotto antiproiettile. Dove sta il nabbo? Il nabbo, so io il nabbo qua, perché sto giocando con un giubbotto antiproiettile. Col casco antiproiettile. Non riesco a mirare, sta là Daniel, sta là. Sta a mirare. Come un coglione mi è salito sulle scale. Oggi abbiamo appena, mamma mia, 2900. Non sono durate niente ste partite. Un come si chiama? Aspetta, no, modder, un trans, mi pare che era quella parola. Fidati, io non ho mai visto una femmina giocare, né visto né sentito una femmina giocare a GTA, quindi ti posso dire per deduzione, neanche per esperienza, perché dico che non ho mai visto, quindi non lo posso sapere, ma per deduzione ti posso dire che non esistono femmine, se non una o due al mondo, che giocano a GTA. Cambiamo attività? Ah, beh, vai. Aspetta, prima voglio vedere quello che vota. Vediamo un po' cosa vorresti fare, dai. Dai, vota. Vabbè, ha capito, va. Fammi vedere quanti trofei c'ho. So che non c'entra niente, però. Tedesco, ma capito. Ah, beh, modder è inglese, quindi sì. Non ha un trofeo di platino, come minimo ne deve avere 20, cioè, per quanto modda. Come minimo.